È stato inaugurato questa mattina nel sottosuolo della Basilica della Pietrasanta il primo museo dell'acqua napoletano, nato dalla collaborazione fra l'azienda idrica ABC del Comune di Napoli e l'associazione Polo Culturale Pietrasanta. Il percorso si snoda per circa 1 chilometro fra rami e cisterne dell'antico acquedotto Bolla. Tutta la rete del serbatoio di Capodimonte alimentava la parte cittadina antica, tutta la rete del serbatoio dello Scudillo alimentava delle zone più meno abitate della città di Napoli, che poi si sono sviluppate nelle epoche successive. Nei vicoli di Napoli a volte non si riusciva a mettere la saracinesca in pancia, si metteva la parte superiore, quindi la saracinesca invece di avere una forma simmetrica aveva una forma particolare, che vedete qua, con una piccola gobba. E gli acquedottisti questa la chiamavano la scartellata. Tant'è vero che se ne consiglia una carezzina a scopo scaramantico. E poi ci sono grafici costruttivi, tutti quanti fatti a mano. Queste sono le sorgenti di Serino, con i canali drenanti che portano ancora oggi l'acqua, un ponte canale. Veramente di una precisione spettacolare, sono emozionanti per come sono dettagliati. Al museo si accede con uno speciale ascensore archeologico che attraversa le viscere del tufo fino a 35 metri sotto il livello del suolo, in quell'area del Decumano Maggiore in cui fino al VI secolo sorgeva un tempio dedicato a Diana. Dalla cabina trasparente si possono ammirare le antiche cisterne con i graffiti e i mosaici d'epoca romana. Un virtuoso esempio di cooperazione tra l'amministrazione comunale di Napoli, l'associazione culturale Pietrasanta che opera in questa basilica straordinaria, la Chiesa di Napoli, oltre altri sponsor, operatori, sovrintendenza, quindi davvero un bel lavoro di squadra che ancora una volta punta sulla cultura, sui beni collettivi e sull'acqua. Nella storia dell'acqua che attraversa la nostra città, le vie dell'acqua, il museo dell'acqua, dal Serino ai Decumani, ed è stata l'occasione di ricordare l'importanza dell'acqua nell'azienda nostra della città, ABC Acqua Bene Comune, che siamo l'unica città d'Italia ad aver attuato il referendum sull'acqua pubblica e se oggi stiamo qui è per una convenzione forte, firmata tra la nostra azienda, che ringrazio, ABC, e appunto la Basilica di Pietrasanta.